Allievo di De Ribera e maestro a sua volta di Salvator Rosa e Micco Spadaro, grande specialista di genere fra battaglie e nature morte, a Daniello Falcone, uno dei più grandi pittori napoletani di inizio Seicento, finora non era mai stata dedicata una mostra. Ci pensa oggi il Museo Diocesano con l'occasione del restauro del suo capolavoro, Il riposo dalla fuga in Egitto, dipinto nel 1641, con un lavoro che ha riportato alla luce la versione originale del dipinto, rimuovendo un velo sul seno allattante aggiunto in un momento successivo. Oltre alla presenza forte nel patrimonio artistico napoletano, come nella chiesa di San Giorgio Maggiore, di San Paolo Maggiore e al Gesù Nuovo, le opere di Aniello Falcone sono presenti in musei e collezioni private d'Europa e d'America, con un senso originale che ondeggia tra naturalismo, classicismo e innovazione, che lo hanno fatto definire come il Velázquez di Napoli. La risorsa culturale per Napoli è fondamentale per far crescere la cultura dei giovani, per aiutare il nostro turismo, per valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze. È un tema fondamentale su cui ci sarà un grande impegno dell'amministrazione, perché dobbiamo mettere a punto un grande piano strategico proprio per valorizzare le tante eccellenze che abbiamo in città. Sindaco, della polemica che si è scatenata sui giornali a proposito della delega alla cultura, che vuole rispondere? No, io credo che la cultura sia uno veramente degli asset più importanti della città, soprattutto in questa fase iniziale. La mia scelta di tenere la delega è proprio per valorizzarla al massimo, per mettere in campo tutte le energie cittadine e fare in modo di creare veramente questo grande piano strategico culturale di cui la città ha bisogno. È un tema fortemente trasversale e noi abbiamo bisogno di una visione di sistema. Quindi già aveva pensato prima delle trattative di conservarsi la Sì, in genere penso quando faccio le cose. Quindi. Sì. La città aspetta grandi eventi, aspetta qualcosa che richiami il turismo. Lei come fa a fare? No, vabbè, diciamo, io sono. Ci sarà sicuramente una struttura che mi affiancherà di persone molto competenti e quindi faremo in modo veramente di mettere insieme delle competenze che siano poi anche utilizzando lo strumento dell'ascolto e del dialogo. Io l'ho detto dall'inizio, il comune non deve essere un agente culturale, deve organizzare le tante iniziative, le tante eccellenze che ci sono in città e fare una politica culturale. In questo momento non è che si sta distraendo? No, cioè, sicuramente non mi sto distraendo, sto molto lavorando, però stiamo cercando di fare il meglio di quello che è possibile. Poi questa settimana mi è parsa particolarmente lunga.